Il lupo che si emozionava troppo C'era una volta un lupo che viveva con i suoi amici in un bellissimo bosco. Si chiamava Lupo. Questo lupo aveva un problema. Era troppo emotivo, allegro, arrabbiato, triste, eccitato. Cambiava umore alla velocità della luce. Quando era allegro fischiettava e scherzava con il cuore leggero, parlava con le piante, era pieno di energia e di idee per divertirsi: Cucù, Giosuè, vieni a caccia di farfalle con me? Ehi, Luigione, facciamo un gigantesco dolce alla crema? Ma se qualcosa lo contrariava, ah, si rabbuiava, esplodeva e mandava a quel paese tutti quanti. Devi imparare a stare calmo, Lupo, gli disse un giorno Mastro Gufo Sfinito. Così ci fai girare la testa. Imparare a stare calmo. E perché? chiese Lupo. Per essere più sereno, spiegò Valentino, e più ganzo, aggiunse Josué. Ma non preoccuparti, ti aiuteremo noi. Domani cominciamo l'allenamento Zen. L'indomani Lupo andò a casa del suo amico per controllare le emozioni lo yoga è perfetto dichiarò Josué respira tranquillamente e crea il vuoto dentro di te Josué fece una posizione dopo l'altra il loto la montagna il ponte e Lupo cercava di imitarlo non era facile ma era molto divertente Lupo non riuscì più a trattenersi e scoppiò a ridere Forse lo yoga non fa per te, sospirò Giosuè. Fuori c'era Alfredo ad aspettarlo. Non c'è niente come lo sport per sfogarsi, disse. Ti ho preparato lo speciale programma Lupo scalmanato. Sei pronto? E partì come un razzo. Dietro di lui Lupo correva, saltava, si arrampicava. Alfredo si fermò ai piedi di un albero enorme. Ci vediamo in cima, gridò, e sparì tra i rami frondosi. Arrivato sulla sommità, Lupo guardò in basso e. gli si chiuse la gola, il cuore prese a battere all'impazzata, e le zampe a tremare. Alfredo, ho paura di cadere. era terrorizzato. Calmati, Lupo, sono qui con te. Adesso scendiamo insieme, piano piano. Lupo fece un gran respiro e tutto tremante scese fino a terra. Hai vinto la tua paura, devi essere fiero di te, si congratulò Alfredo. Lupo sorrise. Sì, era proprio fiero di sé. Questa avventura mi ha fatto venire fame, disse Lupo. Perfetto. Luigione mi aspetta a casa sua. Luigione era in cucina con Lupa, con le mani piene di farina. Hanno l'aria di divertirsi insieme, pensò Lupo geloso. Ciao Lupo, disse Luigione. Oggi facciamo i macaron. Sono dolci molto delicati. Bisogna seguire la ricetta passo passo ed essere molto pazienti. È un buon esercizio per te, no? A queste parole Lupa scoppiò a ridere. A Lupo saltò la mosca al naso, diventò tutto rosso, batté un piede ed esplose. Ecco, vi burlate di me? urlò arrabbiato. Beh, me ne infischio e comunque non ho alcuna voglia di preparare stupidi dolci con degli stupidi. Ma dai, lupo, che cosa ti succede? sbuffò Lupo sbalordita. Ma Lupo era già lontano, boffonchiava tra sé e dava zampate agli alberi. Poco a poco Lupo rallentò il passo, fino a trascinarsi come una lumaca. Aveva il cuore gonfio di tristezza. Tutto gli sembrava grigio. Una lacrima gli rotolò sul muso. Non avrei dovuto arrabbiarmi, piagnucolò. Lupa non mi amerà più. Mannaggia, sono io lo stupido. Come sono triste. Ma cos'è successo al mio super amico? chiese una voce alle sue spalle. Era la signorina Ieti. Piangendo a dirotto Lupo le raccontò l'accaduto. Lei gli fece una grande carezza e gli disse inutile piangere sul latte versato, cerchiamo di rimediare. Vai a scusarti con lupa e Luigione. Dopo ti sentirai molto meglio. E se Lupa non mi perdona? Chi non risica non rosica, rispose la signorina Ieti. Vai, corri! Pieno di vergogna Lupo tornò a bussare alla porta di Luigione. Vi chiedo scusa, amici miei, disse. Non pensavo quello che ho detto. Non sono stato molto carino. Scuse, accettate, sorrise Lupa. Lupo e Lupa si guardarono con occhi innamorati. Ah, l'amore, sospirò Luigione intenerito. A tavola, miei cari, i macaron sono pronti. Lupo batte le zampe, si sentiva leggero, leggero, e anche affamato. Il giorno dopo, Lupo aveva un appuntamento con Valentino. Che cosa gli avrebbe proposto l'amico? Arrivato alla radura, Lupo si fermò meravigliato. Davanti a lui c'era una capanna magnifica. L'ho costruita ieri, spiegò Valentino. Ora tocca a te immaginare la tua capanna. Vedrai, inventare, fa un gran bene. Più eccitato che mai, Lupo sparì nel bosco, ritornò con le braccia cariche di rami e si mise subito all'opera. Poco a poco prese forma una bizzarra capanna. Manca solo la porta e ho finito, annunciò lupo alla fine della mattina. Mentre posava la porta, questa si incastrò. Lui spinse e badaboom! Fece crollare mezza casa. Fai le cose troppo in fretta, lupo, lo rimbrottò Valentino. Allora lupo diventò tutto rosso, batté le zampe e... Fece un grande respiro, due posizioni di yoga e poi con calma si rimise al lavoro. Quando terminò, Lupo si fregò le zampe soddisfatto. Uuu, amici, ho finito, annunciò. Wow, esclamò Valentino. La tua capanna è incredibile e l'hai costruita senza arrabbiarti, aggiunse mastro gufo. Bravo, Lupo. Lupo sorrise. Per festeggiare vi invito tutti a merenda. Prego, entrate. L'interno della capanna di Lupo era davvero affascinante, ma si erano appena accomodati che iniziò a piovere. Aprite gli ombrelli, ordinò lupo allegro, vedrete com'è bello. In un istante la capanna si trasformò in un gigantesco arcobaleno. Valentino applaudì. Che emozione! Caro lupo, ce ne fai vedere di tutti i colori, ma la vita è molto più divertente con te. Per il nostro super amico, concluse Mastro Gufo, i pip! Urrà! Fine